力。Oggi sono davanti a scuola di giapponese, si chiama scuola Kyoto Minsai Nihongo Gakko, quindi si trova proprio a Kyoto. Qui c'è anche il direttore di questa scuola che si chiama signor Yamamoto. Yamamoto sensei, ohayou gozaimasu. この学校まず一目見てちょっと学校というイメージではない建物なんですけど。Io ho chiesto perché la prima impressione che ho avuto io è questo edificio che non sembra una scuola di lingua, ma sembra, non so, un edificio molto moderno. Quindi ho chiesto come mai. これはもともと私の設計事務所の建物と、私は建築の構造の設計をやってましたから。なるほど。35年前に建てたやつ。35年前でこんなにモダンなんですか。すごいですね。Allora lui mi ha risposto che è adesso direttore di scuola, ma faceva anche architetto, aveva un ufficio di architettura, quindi lui ha costruito questo edificio 35 anni fa. Allora andiamo a vedere dentro la scuola. Andiamo, venite, venite. お邪魔します。ここはオフィスですかね。はじめまして、よろしくお願いします。本当に気持ちなんですが、これイタリアからのお土産です。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。In Giappone quando andate a un'azienda oppure alla famiglia, se fate homestay oppure se incontrate qualche amici giapponese, di solito facciamo un regalino, quindi se andate in Giappone meglio se portate anche qualcosa piccolo piccolo, pensierino, portate qualcosa tipico della regione. Andiamo a vedere due studentesse o professori. Sumimasen. Konnichiwa. Sumimasen, konnichiwa. Hajimemashite. Gakusei desu ka? Sore tomo sensei desu ka? Kyoushi desu. Le insegnanti della scuola. Nozomi sensei. Nozomi sensei desu. To Kubo sensei. Kubo sensei desu.その乗馬にお若いです。あらら、ケリアもこれ講座。この学校で教えても何年ぐらいになるんですか、のぞみ先生。私、3年目です。3年目。だったら、何て言う戦略いい、久保先生。私は2年目です。2年目。どうやんに。あ、すみません。こんにちは。ちょっといいですか。今、授業をしましたか。はい、しました。アメリカから来ましたか。いえ、イタリア人。イタリア人？あ、アロラポシモパラレイタリアの。チャオ。Come sono le lezioni della scuola Minsai? Divertenti, un pochettino difficili. Parlare giapponese un po' difficile. Hai imparato tante cose? Molte cose, sì. Questa scuola ha due sedi e questa scuola ci sono i corsi di corso a breve termine.Chiediamo all'insegnante come è andata la lezione oggi, 今日の授業はどうでしたか。今日は、みんな元気で、とても楽しい授業でした。
tutti gli studenti erano genki, energici e poi hanno fatto bella lezione. じゃあ何を教えましたか？講座インセニアと先週手形を勉強して今日はその手形を使って何々言ってもいいですか何々言ってはいけませんを勉強してインタビューをしました。はい、imparato un argomento che si chiama la forma te, è difficile, e poi usando la forma te hanno fatto anche intervista. Quanto tempo rimani a Kyoto? Resto a Kyoto per due mesi. Due mesi? Chiedevo un'altra domanda a questo Yamamoto sensei.じゃあその建築士をされていた時からどうして日本語の先生になろうと思ったんですか？ho fatto un'altra domanda, ma come mai faceva, cioè prima faceva architetto, ma adesso fa direttore di scuola di lingua? その時に、いろんな国の世界の言葉の広場というのを、はい、ボランティアでやってました。いろんな世界の言葉の一つとして日本語もあるというのを理解して日本語も一つ入れようということで日本語を通して世界の人たちが日本の文化とか日本の平和の考えを理解して世界平和につなげていこう。Ha risposto che quando faceva ancora il primo lavoro comunque aveva una specie di associazione delle lingue straniere, non giapponese ma tante scuole, cioè tante lingue straniere. Però lui ha notato che comunque la sua madrelingua è giapponese, però ha capito che anche la lingua giapponese è importante per comunicare per gli stranieri perché ci sono tante persone che vogliono impararla.Allora, alla fine ha deciso di creare una cosa tramite la lingua giapponese e con questo suo lavoro questa scuola vuole contribuire alla pace nel mondo. 日本語を教える仕事はどういったところが難しいですか？ Ho chiesto quale punto è difficile per insegnare la lingua giapponese. 日本語の文法はとても難しくて、他の外国語にない文法や表現が多いので、それを伝えるのが難しいです。のぞみ先生は risposto che la grammatica è molto complessa e diversa, quindi tante espressioni che non esistono in altre lingue, quindi per spiegare questa espressione è difficile. 私はここの学校にはいろんな国から、学生が来てくれます、はい、東南アジアとかヨーロッパとか、本当にいろんな国から来てくれるのでその人たちに日本語を教えるのはとてもやっぱり難しいですね。Ha detto che siccome vengono gli studenti da tutto il mondo sia dall'Europa che dall'Asia, quindi in una classe hai gli studenti mondiali, cioè di tutte le nazionalità, per cui è difficile insegnare la stessa lingua giapponese. E qui, questa sede Nishioji, facciamo i corsi a breve termine. Corso di breve termine vi offre un corso di giapponese dal lunedì al giovedì e poi il venerdì ci sarà lezione di attività culturali, per esempio cerimonia del tè, vestizione di yukata oppure corso di dolci tradizionali giapponesi, corso di calligrafia. A volte vi insegnano anche costruire un ventaglio giapponese e lo potete disegnare sopra. E questa scuola si chiama Kyoto Minsai. Minsai vuol dire popolare, popolo, quindi non ha usato apposta la parola kokusai che vuol dire internazionale, quindi non è una scuola internazionale ma la scuola tra i popoli. Chiediamo cosa è più divertente e interessante insegnare la lingua giapponese. Nihongo no, nihongo kyoushi o shitei te tanoshii koto wa教えた文法や言葉を使って学生たちが実践的に話してくれるのを見たときはやっぱり一番嬉しいです。はい、久保先生ha risposto che una cosa più bella insegnando la lingua giapponese è quando gli studenti imparano qualche grammatica e dopo loro quando utilizzano, imparano e utilizzano nella conversazione e lei si sente, wow, hanno imparato. いろいろな国からの学生がいるので、いろいろな国の事情も知れますし、いろいろな国の言葉、例えば日本語でこういうこと
を僕の国ではこういうよ、私の国ではこういうよと、それを教えてもらえることも楽しみの一つです。のぞみ先生は risposto che siccome come vi ha detto prima ci sono gli studenti di tante nazionalità diverse, quindi anche l'insegnante può imparare loro cultura e anche una frase, impressione, espressione che in America si dice così, in Italia si dice così, in tante nazioni diverse lei, anche lei può imparare tante cose diverse. In specie, soprattutto in estate, che ci sono tantissimi studenti, alcune lezioni fanno anche il pomeriggio, dall'una e mezza fino alle 4:40. Così potete dormire un po' di più la mattina. Anzi no, studiate! Come vivere in città, Kyoto? Ma mare per il primo periodo un po' difficile, ma poi ci si abitua. Cos'è che è difficile vivere a Kyoto? Almeno per me... poi quei trasporti, non sapere mai leggere i kanji, quindi un po' difficile. Kyoto Minsai Nihongo Kakkou では日本語の授業だけじゃなくて校外学習もあると聞いたんですが、それは先生たちも参加されるんですか? So che questa scuola organizza anche altre attività culturali e voi partecipate? 私は高校生の時から弓道をしています。Allora, Nozomi Sensei?Ha fatto l'arco, quello giapponese. Sapete che l'arco giapponese è un po' diverso da quello europeo, è molto più lungo, molto grande. もし、やりたい学生の方がいたら、その時教えるようにしています。弓道をするのは楽しくて、今も続けています。E quindi se c'è una richiesta, se c'è richiesta che il studente magari vuole fare questa esperienza, allora Nozomi Sensei è disponibile per insegnarvi arco giapponese.はい、私は書道を7年間していました。硬筆と毛筆2種類ありますが、どちらも教えることができます。もし、学びたい学生がいたら一緒に書道をしましょう。Invece 久保先生ha fatto calligrafia, quindi è disponibile farvi corso di calligrafia. Calligrafia ci sono due tipi, uno è con matitaE un altro è col pennello. E tutti e due sono, in giapponese si chiama shodo. Quindi se volete imparare a scrivere bella linea, scrivere i kanji in maniera artistica, bella figura, allora chiedete a Kubo sensei e lei vi insegnerà. E dove abiti? Sono in una famiglia che mi ospita. Ah, famiglia, homestay. Homestay, sì. Che bello, bello, bello. Qui c'è la classe di conversazione. Torneresti anche l'anno prossimo? Sì, certamente. Sempre a Kyoto? Sì, Kyoto. Kyoto, いいですね。 Kyoto, 大好き! Inside!